Il livello di allarme per il diffondersi dell'infezione da virus Zika è estremamente alto. Da Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Chan, ha rilanciato le preoccupazioni già espresse giorni fa. Al momento, casi da virus Zika che si trasmette attraverso un particolare tipo di zanzara sono stati rilevati in oltre 20 paesi, soprattutto dell'America Latina, tra i quali il Brasile, dove ad agosto si terranno le Olimpiadi. Per questa ragione, per evitare un'ulteriore propagazione tra atleti e turisti, le autorità brasiliane hanno annunciato di voler adottare misure straordinarie. Non credo che le Olimpiadi siano a rischio, il Brasile è un paese che già ha affrontato grandi sfide contro la febbre da dengue, contro la febbre da chikungunya e saprà adeguatamente controllare anche questa febbre da virus Zika. L'OMS ha precisato che la relazione tra il virus e la comparsa di patologie come la microcefalia fetale non è stata ancora stabilita, ma è fortemente sospettata. Per questo motivo gli infettivologi consigliano a qualsiasi donna in gravidanza di ritorno dai paesi epidemici di fare dei test per identificare l'infezione. Da parte sua il Ministero della Salute, con una circolare, raccomanda alle donne incinte di evitare viaggi dove sono in corso epidemia di virus Zika.